troppo fredda l'acqua. Ormai non è più aiuto. Sembra una rana, con le rane. Devo cercare di non bagnare tutto azzurro. Come fredda l'acqua. Ho i brividi. C'è il sole e bollente, ma l'acqua è fredda. Stava cadendo il telefono in acqua. A parte che il mio è waterproof, però non si sa mai. Faccio vedere che cosa ho preso dal Terranova, questo sacchettino. È da un bel po' che non ci andavo, perché prima stavo dicendo che prima non c'era il negozio di Terranova perché l'avevano eliminato. Poi dopo è ritornato di nuovo, l'hanno messo nuovo al Bennett dove abito io. Per cui adesso hanno fatto tante promozioni, tante cose. Loro ho detto, dato che mi servivano i leggings e mi trovo sempre bene col Terranova, allora ho deciso di acquistare di nuovo. Poi non mi interessa quello che dicono le persone, o tantomeno io ho sempre acquistato Terranova, mi sono sempre trovata bene e poi conviene molto. Per cui lo scontrino è questo, ho speso 40,15 euro. Calcolate che c'era la promozione dei leggings. Se prendevi due leggings lo pagavi 19,90 euro invece di 15,99 euro. Ho preso i leggings blu per il lavoro, ovviamente normali, semplici. Questi qua sono anche un po' pesantini adesso che arriva l'autunno e l'inverno. Con la special promo ne prendi due 19,99 euro invece di 15,99 solo uno. E io ho preso questo col blu. L'ho preso praticamente 4, giusto? Sì. Nero, sempre lo stesso prezzo. Se non sbaglio, sì, sempre stesso modello, nero così. Ah, ne ho presi due neri, sempre nere, e l'ultimo grigio, così, grigio. Normale. Io di solito li uso sia in inverno che in autunno, che sia al lavoro. Adesso che lavoro e posso mettermi questi qua, allora diciamo che l'ho presi un po' per il lavoro.
sia per il lavoro che per uscire, per cui per adesso ho preso i leggings. Volevo prendere anche i vestiti, così, solo che ormai l'estate è finita e allora ho detto è inutile prendere le cose estive se tra poco inizierà a far freddo. E allora alla fine ho deciso di prendere solo i leggings, solo quello che mi serviva, per cui totale 40 euro. Io da un bel po' che non vado, per cui gli ultimi saldo punti 3 punti accumulati, perché un punto è un euro. E beh, grazie, ormai sono anni che non ci andavo, solo che Terranova è l'unico negozio che, anche se prendo una XL, mi va. E poi mi sono sempre trovata bene. E niente, comunque anche voi comprate da Terranova o siete delle persone come certe, quelle che vedo su YouTube, che dicono no, Terranova fa cagare, fa schifo, preferisco comprarmi robe di marca, firmate, Gucci, Chanel, tutte queste cagate varie, perché ovviamente si devono far vedere le persone. Se non prendi le cose di marca non vali niente, ormai funziona così, da quello che vedo. Anche quando vai da Zara o vai da qualche parte che costano di più, no? Allora giustamente è meglio andare dove spendi tanto invece di comprare le cose che hanno più promozioni, sono anche di ottima qualità. Io mi sono sempre trovata bene. E niente, volevo farvi vedere questo per il momento. Posso vedere la spesa dell'Esselunga. Allora, i sacchi, quelle del differenziato, abbiamo preso queste qua. Poi ho preso caramelle al cocco per la mia collega, che gli piacciono. Grazie, gentile. Due confezioni di insalata, una e due. No, tre. Sì, vabbè, due più bauletto, questo qua il pane. Ho preso questo per i gatti, uno col tonno e uno con il salmone, lo proviamo. Ogni tanto cioè questo glielo do una volta a settimana, invece le crocchette tutti i giorni. Poi queste sono le caramelle per il mio collega. Ho preso le uova che sono 10, altre caramelle per l'altro mio collega, poi per cui queste qua non sono neanche mie. Ho preso questo gran ragù alla toscana, novità, questa è la prima volta che prendo su questi qua già pronti, ma in teoria non li compro mai. Le banane, queste qua a 86 centesimi, qua c'è scritto 86, le banane, poi questo qua al ragù salsiccia, altra salsa con ricotta e noci, poi le carote, due pacche di carote per i conigli, questi qua, un altro gran ragù, questo qua però al rustico, ispirazione conopea, partenopea, mai sentito, Novità, un po' di comunque è carne nuovo. Lo zucchero, e due confezioni di zucchero, perché non ce l'avevo, l'ho dovuto per forza comprarlo. Questo qua il pesto rosso, boh, lo proviamo, ma questa sarà l'ultima volta che compro questi, perché di solito io questi qua li faccio io, cioè con le mie mani, non li compro, solo che dato che non abbiamo ancora fatto la spesa, allora ho preso questi per adesso, la settimana in cui non faccio la spesa.
Poi cartiginica, abbiamo preso questa Fozzi, nuovo colore blu e profuma anche. Poi l'ultimo pacchetto è questo, l'insalata a 98 centesimi, era in promozione. Questa volta abbiamo deciso di andare all'Esselunga, Esselunga. Comunque insalata 1,98 euro, le banane 86, le carote 98, le uova 2,17 euro, lo zucchero 1,49 euro, le caramelle al cocco 1,99 euro, la Kinder 1,59 euro, caramelle Haribo coccodrilli 1,59 euro, il pane 1,29 euro, quello dei gatti umido 1,01 euro, la carta igienica 3,99 euro, le salse 2,39 euro, l'altra 2,59 euro e l'altra 2,35 euro, totale 42,16 euro. Abbiamo i punti, che sono 226 punti abbiamo preso, per cui scontrino Esselunga, la prima volta che faccio la spesa all'Esselunga. Per il momento, boh, dato che non ho fatto la spesa grossa, vedremo. Comunque per adesso andremo a fare quella spesa all'Esselunga, anche perché ci sono i punti che puoi prendere, e dato che ho preso il volantino, questo qua, ci sono tutti i punti che tu con i punti puoi prendere tante cose. Diciamo che io vorrei prendere il biglietto di Gardaland, che è quello gratis che prendi con i punti, e lo vorrei prendere. Non so quanti punti ci vogliono, però dato che ormai sono fissa con ecco questi, voglio andare a Gardaland. 2200 punti, sto cavolo, o 1000 punti con 12 euro. E devi vedere quanto arrivi con 1000 punti. 2000 punti. Se no, 1000 punti in più 12. E 1000 punti. Dobbiamo vedere quanto arrivi a 1000. Cioè, ma si può avere un gatto normale così? Ma è un gatto così, non è normale sto gatto. Sto gatto che non è normale. Dammi lo scontrino. E niente, comunque questo è il libro dei punti dell'Esselunga. Adesso lo sfoglio, lo guardo tutto, guardo cos'è c'è di interessante, e per il momento faremo la spesa all'Esselunga per guadagnare i punti, e così almeno spero che ne vale la pena, sia per la spesa che vedremo. Comunque il risultato di questo gatto. E niente, questa è la mini spesa, perché poi dobbiamo fare anche un'altra spesa oltre a questa. Questo è budino cattivino. Allora, vi faccio vedere, perché lo stavo vedendo. Allora, aprile e ottobre, qua ci sono tutti i premi, i punti, ad esempio 3200 punti più 59 euro, non dagli la banana, e ci sono tutte queste cose che potrebbero essere anche in te. Questo è quello che ho io, però io l'ho pagato 200 euro, e questo è 69 più 2800 punti. Ma guardate, non ho parole. E niente, questi sono tutti i premi, tutti i punti. E adesso vedremo, la prima spesa che farò, vi farò vedere ovviamente quanti punti avrò e se ne vale la pena andare all'Esselunga. Allora, siamo in due, ok, però dato che io ogni tanto faccio la spesa. Ah, ci sono anche quello per i gatti, che figo.
Vabbè, questo non mi serve. Questo va bene per budino. La cuccia a forma di poltrona. Questo qua va bene per budino. E c'è praticamente tutto. Dovrebbe essere bello. Niente, questo è il biglietto. E c'è il bigliettino. Poi questo qua lo vedo con calma. Mi sto impappinando. Cioè, guarda te, sto gatto. Sto gattino, bimbettino. Sto gattino, ciuffettone. Adesso metto tutto a posto, la spesa, e mi rilasso. Aia, è mortacci tua. Quando vuoi però cagni. E questa è la spesa totale. Cioè, la mini spesa totale. Cioè, alla fine con 40 euro non abbiamo speso niente, perché non è che abbiamo preso chissà cosa, e anche tante cose, perché alla fine solo più tipo vasetti già pronti e basta. Vabbè.